Non è più arrabbiato dopo quel gol del 2-1? No, mi sono arrabbiato perché abbiamo fatto sicuramente una grandissima prestazione a livello caratteriale, abbiamo fatto anche secondo me delle buone giocate, abbiamo creato abbastanza. Ero contentissimo per la difesa perché non è facile, non era facile. Oggi ha incassato un bel po' di critiche in settimana e giustamente, però c'è stata una grandissima reazione della squadra e sono contentissimo per i quattro difensori che hanno fatto una grandissima partita, e quando abbiamo preso il gol mi sono arrabbiato tantissimo, non con la difesa, mi sono arrabbiato perché non meritavamo di prendere gol, non volevo prendere gol, non volevamo prendere gol. Purtroppo non è stato neanche un errore perché è stato un rimpallo, la palla è rimasta lì, semmai quel pallone non doveva entrare, non doveva essere crossato in area, forse si poteva fare qualcosa di più sull'esterno. Oggi l'importante è la prestazione, oltre al risultato che fa sempre effetto, quindi la prestazione c'è stata, il risultato è arrivato, il pubblico vi ha seguito, quindi non poteva esserci giornata migliore. Sì, ma io ragazzi, prima partita avevo detto che il tifoso è questo, giustamente, nel senso si aspetta sempre la vittoria, quando non c'è la vittoria si aspetta una prova comunque caratteriale che noi non abbiamo avuto a Livorno, e questo c'è da dirlo, e la prima cosa che ho detto è entriamo in campo e dipende da noi se ci vogliamo portare il pubblico dalla nostra parte, bisogna partire subito forte e far vedere che la mentalità è quella giusta, l'abbiamo fatto e poi c'è stato dietro tutta la partita. Questo è il pubblico di Pescara, non solo, ma io lo conosco bene, ma è stato dalla nostra oggi, anche per merito nostro, perché abbiamo dimostrato comunque una reazione importante. Per concludere, è stata anche una risposta a coloro che le hanno dato il presuntuoso prima di Livorno? Ma ognuno è libero di dire quello che vuole, io non penso di essere un presuntuoso, non lo sono mai stato, anzi probabilmente è sempre stata la mia forza quella di essere una persona umile che ha raggiunto i propri risultati sempre con grande umiltà, e probabilmente quando si parla, quando si vuole trasmettere qualcosa lo si fa anche per voler cercare di creare qualcosa di importante, a volte si è un pochino... Non tutti sono in grado di capire, dai. No, ma non voglio dire, ognuno capisce quello che vuole, ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma l'importante è che io so che non sono un presuntuoso, ma sono un umile, i risultati si raggiungono sempre con grande umiltà.